Benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Francesca. Come vedete sono in condizioni un po' indecenti. Sono in vestaglia, col pigiama, tutta spettinata e non riuscivo più a vedermi così, non ce la facevo più. E allora ho pensato, sai cosa? Accendo la videocamera e filmo un da 0 a 100 trasformazione completa. O quasi. Quindi, se volete vedere come riuscirò a trasformarmi da così a così, allora continuate pure a guardare questo video, ma prima mi raccomando, vi ricordo di iscrivervi al mio canale, di attivare la campanellina delle notifiche, in questo modo verrete sempre aggiornati quando pubblicherò un nuovo video e, perché no, se vi va, di seguirmi anche sul mio profilo di Instagram, che è questo qui. Molto bene, partiamo immediatamente tirandoci via vestaglia e pigiama e mettendo su una bella magliettina. Carina. I capelli per il momento li tengo così, direi di andare avanti, di partire subito con il make-up e ovviamente qualcosa di carino. Anzi, prima di partire con gli occhi andiamo a mettere qualcosa su queste labbra che sono secchissime e rovinatissime, praticamente sembra che nulla riesca a salvarle. Sulle labbra vado ad applicare il Viper Lip Plumper di Nabla, che è un prodotto che va a volumizzare le labbra, ad idratarle e gli dà anche un colorito molto carino, molto sano, che è esattamente quello di cui ho bisogno, tutto quello di cui ho bisogno. In questo modo le mie labbra andranno a volumizzarsi, idratarsi e a prepararsi per quello che poi sarà alla fine del video il rossetto. Come al solito partiamo dagli occhi, vado ad utilizzare Primer Potion di Urban Decay e P. Louise. Bene, perfetto, a questo punto vado a prendere le palette e forse sarò ripetitiva, mi dispiace, però queste sono delle palette che a me fanno impazzire. Andrò ad usare la Side by Side di Nabla e la Tati Beauty Palette. Ho voglia di realizzare un look sui toni freddi dell'argento, quindi secondo me queste palette sono perfette. Partiamo. Dalla Side by Side vado a prendere il colore Cubism, questo bel grigio freddo, e lo vado ad applicare nella piega. Vado a prendere un pochino di Rarity per andare a sfumare ancora di più Cubism e renderlo un pochino più chiaro sui bordi. A questo punto vado a prendere Love Ritual e lo applico su tutta la palpebra. Adesso con un pennellino a penna vado a prendere il colore nero della palette, che si chiama Untitled, e lo applico nell'angolo esterno per creare più profondità e definizione. Vado a riprendere il colore grigio Cubism e vado a sfumare il nero. Ora applico il mascara e vado ad usare il Major Pleasure di Nabla. Ovviamente mi sono dimenticata una cosa importantissima che volevo aggiungere al look, ovvero i glitter, quindi ora lo vado a fare immediatamente e proprio per questo vado a prendere la Tati Beauty Palette perché al suo interno ci sono tantissimi glitter. Io vado a prendere i glitter Aura, che sono questi qui più chiari, e li vado proprio a scegliere perché voglio illuminare un pochino questo look. Con questo pennello due fibre vado ad eliminare tutti i fallout di glitter.
Bene, ora direi di passare alla base. Vado ad applicare questi due primer, ovvero l'All Nighter Face Primer di Urban Decay, e proprio sui pori in maniera molto precisa vado invece a mettere questo qui, che è il Pore Perfecting Primer di Makeup Revolution. Oggi ho voglia di cambiare, invece che andare ad indossare il mio fondotinta preferito, lo Stay Naked di Urban Decay, andrò ad utilizzare il Power Fabric di Giorgio Armani, che è effettivamente da un sacco che non uso. Come correttore ovviamente non potevo rinunciare al mio amatissimo Burn This Way di Too Faced. E vado ad illuminare anche il centro del naso, voglio una roba un po' strong oggi. Dopo aver creato la nostra impalcatura, ovviamente dobbiamo fissarla all'istante, quindi per il contorno occhi andrò ad utilizzare la Velvet Skin Loose Powder di Astra, traslucida, polvere libera. E invece sul viso andrò ad applicare la Cipria di Nabla, la Close Up Smoothing Press Powder nella tonalità Light. Ora che abbiamo la faccia bella che piallata e opacizzata, vi giuro ragazzi, c'è un effetto incredibile, possiamo andare a terminare il look occhi. Semplicemente vado a fare la rima inferiore molto velocemente. Quindi riprendo Cubism, il grigio, e lo applico sotto. Riprendo il nero Untitled. Ora vado ad aggiungere una matita nera nella rima interna dell'occhio per continuare ad avere questo effetto super intenso e felino allo sguardo. Questa è la matita di Astra e si chiama Cold Black Eye Pencil. Vado a mettere mascara anche sotto. Benissimo, a questo punto direi che possiamo andare un attimo a dare un po' di definizione allo sguardo, perché chiaramente tra fondotinta e cipria abbiamo perso la nostra tridimensionalità. Quindi vado con le mie due palette viso, la Peach Romance di Astra e la Smashbox Cali Contour. Volevo fare un po' di contour. E ora lo facciamo anche sul naso. Dalla Peach Romance Palette di Astra vado a prendere il blush e lo applico sulle guance. Poi vado a prendere il bronzer e lo applico all'estremità del viso, guance, fronte e sotto al mento. Infine prendo la cipria più chiara e vado ad illuminare le zone sotto il bronzer, sotto gli occhi. Momento illuminante che è importantissimo. Per il look di oggi, che è ovviamente sui toni freddi, ho deciso di andare ad applicare il Basic Marble nella tonalità Venere, che è estremamente luminoso, super sottile e dal sottotono abbastanza freddo, quindi secondo me ci sta perfettamente. Lo stesso illuminante poi lo vado anche ad utilizzare nell'angolo interno per illuminare appunto il look occhi. Bene ragazzi, stiamo giungendo alla fine, vado a fissare le sopracciglia per evitare che continuino ad andare in giro come delle matte. E per fare ciò vado ad utilizzare il gel per capelli Got To Be Glued Waterproof Styling Gel di Schwarzkopf.
State attenti, di questo ve ne serve davvero poco, perché se ne applicate troppo e uscite anche dai bordi, quando si secca a volte tende a creparsi, muovendo le sopracciglia, facendo le varie espressioni facciali, a volte tende un pochino a creparsi, quindi dovete cercare di rimanere proprio solo all'interno della forma delle vostre sopracciglia. Adesso arriva il momento interessante ed elettrizzante, ovvero le labbra. So che ho fatto un look occhi abbastanza intenso, ma voglio proprio giocare questa partita fino alla fine al massimo. Di conseguenza ho deciso che non andrò ad utilizzare un rossetto nude, ma bensì un rossetto rosso, perché da un sacco che non ne indosso uno, ne avevo proprio voglia. E se c'è una cosa che mi fa stare bene è il rossetto rosso, cioè lo metto e mi sento subito un'altra cosa, un'altra persona. Quindi andiamo a rimuovere il Viper Lip Plumper e vado ad applicare una matita per il contorno labbra. Questa è una matita di Astra ed è la Sculpting Lip Liner colorazione 03 Must Red. Come rossetto vado a mettere il rossetto liquido di Sephora nella colorazione 01. Questa tinta labbra è incredibile, resiste da Dio per un sacco di tempo ed è super sottile quando la stendete. Chiaramente è un rossetto liquido, si secca, diventa opaco e quindi dopo un po', insomma, si sente sulle labbra, non è proprio impercettibile, però sono davvero molto valide. Col fatto che ho un rossetto così tanto intenso sulle labbra, voglio andare un attimo a intensificare il bronzer, quindi prendo quello più scuro che c'è nella Cali Contour. Anche questa è una cosa che si può assolutamente fare. Una volta che avete finito il look, se c'è ovviamente qualcosa da sistemare, potete tranquillamente andare a farlo. Come in questo caso, sentivo che mi mancava un po' di bronzer, non c'è problema, lo si va a mettere. Andiamo ora a mettere lo spray fissante, perché dopo che abbiamo fatto questa ristrutturazione ovviamente vogliamo che duri ore e ore e ore, quindi vado a mettere lo spray fissante di Urban Decay, il migliore in assoluto. Adesso passiamo un attimo a quella che è la situazione dei capelli, che come vedete è un po' tragica. Allora, vi dico onestamente, quando io ho i capelli messi in queste condizioni, che quindi hanno bisogno di essere un attimo rinfrescati, vado ad utilizzare uno shampoo secco, che in realtà non è uno shampoo secco, perché io ho smesso di acquistarli. Costano in un certo senso tanto, dentro non ce n'è tantissimo di prodotto, quindi se lo usate frequentemente dovrete comprarne tanti nel giro di poco tempo, o almeno io li finivo sempre in pochissimo tempo, quindi mi sono un attimo ingegnata, ho pensato e ho trovato una soluzione alternativa un po' particolare. Io vado ad utilizzare di solito il borotalco, semplicissimo borotalco, perché anche quando lo si usa sul corpo l'intento è un pochino quello di andare ad asciugare, no, la pelle, e di conseguenza ho detto, beh, se asciuga la pelle può asciugare anche i capelli, giusto? Ed effettivamente funziona. Vi dico però che lascia più residui bianchi magari rispetto ad uno shampoo secco, quindi quello che faccio io di solito è utilizzarlo la sera, ne metto abbastanza, lo lascio lì in posa, dopo circa una mezz'oretta vado un attimo a muoverlo all'interno dei capelli, però poi lo lascio lì. Al mattino dopo ho perso la maggior parte di borotalco, è rimasto un leggero residuo, quindi magari vado con la spazzola o con l'asciugamano, levo via quello che è rimasto e i capelli sono appunto migliorati, più decenti. Adesso non lo vado a fare perché qui con tutta l'attrezzatura, con tutti i trucchi, sarebbe un po' sporchevole, un po' troppo, però ve lo volevo dare come consiglio perché secondo me può essere un'alternativa valida, più economica e che vi dura di certo di più. Non potendo quindi mettere il borotalco, semplicemente vado a dare una pettinata a questa chioma. Bene, e quindi questo è il risultato finale. Direi che dal prima al dopo c'è un po' di differenza, abbastanza direi. Quindi ragazzi, questa è la trasformazione, il restauro totale e completo. Spero tanto che questo video vi sia piaciuto e vi abbia tenuto compagnia in questa giornata. Io nel frattempo vi mando un grosso bacio e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!